secondo passo, cosa succede quando il tampone va in bocca? Beh, prima di parlarne diamo un po' di definizioni per quelli che stanno seguendo il corso di fisica dell'atmosfera. Intanto definiamo questo rapporto di mescolamento, che è il rapporto che sussiste tra la massa del vapore e la massa dell'aria. Questo è pari anche alla densità del vapore diviso alla densità dell'aria. Un'altra definizione è l'umidità specifica. L'umidità specifica è definita come il rapporto della massa di vapore diviso la massa dell'aria, escluso il vapore, più la massa del vapore. E questa di nuovo è uguale al rapporto fra ρV, ρA e ρV di nuovo. Siccome la massa del vapore o la densità del vapore è piccola rispetto alla densità dell'aria, dell'ordine dell'1%, l'umidità specifica si può approssimare con il rapporto di mescolamento. L'altra cosa che del resto ho nominato anche prima è, io ho lasciato una freccia in più, non c'entra niente, ma è la legge dei gas ideali. La legge dei gas ideali si può derivare in vari modi, dalla teoria dinamica dei gas e così via. Questi sono gli elementi che compaiono. P è la pressione parziale dei gas e V è il volume del gas. Quindi, per esempio, notate che qui questa legge è una legge costitutiva che mette in relazione alcune delle variabili che nell'ora precedente vanno a lavorare nella descrizione dell'energia del sistema. Quindi tutte le variabili che comparivano in realtà non erano indipendenti tra di loro, ma collegate appunto dalla legge. In un gas ideale sono collegate tra di loro. PV uguale a NRTM, il numero di moli, R è la costante universale dei gas che è il prodotto della costante di Boltzmann per il numero di Avogadro, e T è la temperatura in gradi Kelvin. Il numero di moli si può esprimere come la massa del sistema misurata in grammi, per dire, è diviso la massa molare, quindi grammi per numero di moli. E quindi la legge dei gas la possiamo riscrivere così, e quindi una di queste forme, per esempio PV uguale R più M diviso RT, che possiamo riarrangiare, per esempio portando il volume a destra, quindi M piccolo diviso V è la densità, mentre R grande diviso la massa molare è la costante del gas, ideale del gas. Quindi prima, quando nominavo la costante del gas, intendevo questo rapporto qua, che è diverso naturalmente da ogni gas. Dalton, che ha lavorato molto sull'idea di, è stato il primo che in qualche modo ha detto che il ciclo idrologico si chiudeva, è famoso per una serie di altre cose, in particolare è famoso per la legge delle pressioni parziali. La legge ideale dei gas vale per ogni componente parziale in una miscela di gas, quindi per esempio la prima, quella con la E, è la legge dei gas ideali per il vapore. Di solito la pressione di vapore si denota con E nella letteratura. E mentre PD non è per i pandas, come è un po' pandas, quindi non è il Partito Democratico, ma è la pressione dell'aria secca. Compaiono quindi le costanti dei gas, in particolare dell'aria secca e del vapore, che sono riportate qui sotto. Come vedete, il valore della costante per il vapore è più grande di quello dell'aria secca.
la legge di Dalton, in questo caso, questa legge di Dalton, perché dopo ne vediamo un'altra, dice che la pressione complessiva della miscela aria-vapore è uguale alla somma delle pressioni parziali. Tutto questo avviene naturalmente perché il gas è ideale. In tantissime formule compare questa frazione, cioè il rapporto tra la costante dell'aria secca diviso la costante del vapore, che è 0,622. Quando vedete un 0,622 da qualche parte, significa che la formula è stata derivata utilizzando la legge dei gas ideali e in qualche punto e compare questa relazione. E in questo caso il rapporto di mescolamento che abbiamo definito prima si può definire anche in funzione delle pressioni parziali. In particolare si può, utilizzando la legge dei gas ideali, mostrare che è proprio uguale ad epsilon per E diviso P meno E, ma siccome E è molto più piccolo di P è sempre uguale a epsilon per E diviso P, e noi in varie formule che useremo in seguito useremo questa semplificazione. E infine quello che possiamo fare è usare invece al posto, intanto possiamo definire l'umidità relativa. L'umidità relativa è il rapporto tra la pressione che ha il vapore rispetto alla tensione di vapore in equilibrio con quella temperatura, o come si dice talvolta con un abuso della parola, della pressione a saturazione, ma l'aria non è satura di vapore. Le particelle, le molecole sono sempre molto distanti tra di loro, anche quando, tra virgolette, l'aria è satura di vapore. Non è che, come nei suoli, quando i suoli sono saturi, tutta l'acqua è riempita di spazi vuoti. Nell'aria, invece, la pressione di saturazione è una pressione di equilibrio termodinamico tra le particelle che dall'acqua migrano verso il vapore e viceversa ritornano. E questo è regolato dalla temperatura. Questo è uguale, all'incirca uguale al rapporto fra le umidità specifiche, come vi ho definito prima. Il fenomeno, io prima ho dominato tutte le equazioni che regolavano, dominato, insomma, lasciando perdere molti dettagli, se devo dire la verità, però ho dominato le equazioni di conservazione della massa e dell'energia del mio sistema nel caso precedente, perché era un caso che ho semplificato all'estremo. In generale noi siamo soggetti, l'evaporazione è soggetta a condizioni completamente più complicate in cui il fenomeno non è isotermo, per esempio, come abbiamo scritto, e ne avviene a pressione costante. L'evaporazione che abbiamo visto finora è un problema di flusso, cioè noi abbiamo una superficie di separazione, per esempio in questo caso la superficie del liquido potrebbe essere, e avviene un flusso attraverso la superficie del liquido che è regolato dalle equazioni che abbiamo visto prima, cioè l'equazione che, cioè il flusso di vapore legato a quelle equazioni di diffusione del vapore del ρ su dV uguale la divergenza di D per il gradiente di ρ su dV per il gradiente di ρ. In realtà cosa succede? Non appena viene prodotto questo flusso di vapore, poi il vapore viene trasportato. Ed è il trasporto in questo caso che può dominare il fenomeno, nel senso che se io per esempio asporto tutto il vapore dalla mia superficie, mantengo il gradiente di concentrazione di vapore o il gradiente di pressione di vapore che alimenta continuamente l'evaporazione. Se invece per esempio io non ho nessun vento, nessuno mi trasporta, oppure
il contenuto di vapore è omogeneo su tutta la superficie, quindi non ho flussi laterali di vapore o in alto di vapore, a un certo momento l'evaporazione semplicemente si blocca e diventa pari alla tensione di vapore. Detto questo, da un punto di vista macroscopico, potrei anche imbrogliarmi con un po' di equazioni, ma vale la pena di tornare all'altra legge di Dalton, questa volta, sempre lo stesso Dalton, che dice che l'evaporazione in natura è proporzionale a che cosa? Alla differenza tra la pressione di vapore, la saturazione, la tensione di vapore e di tipo S, di cui prima vi ho dato anche la formula, se ricordate, meno la pressione della parziale del vapore acqueo che c'è effettivamente in atmosfera. Si ha evaporazione quando il secondo vetro è positivo, si ha viceversa deposizione, una specie di evaporazione negativa, quando il secondo vetro è negativo. Poiché l'evaporazione è regolata da questa differenza, in realtà basta che c'è un trucco. Questa qua è la pressione nell'aria. Se la temperatura della superficie evaporante è diversa dalla temperatura dell'aria, l'evaporazione può avvenire ugualmente. Quindi, per esempio, se l'aria è più fredda della superficie liquida, l'acqua può evaporare dalla superficie, perché c'è la differenza di questo termine a un elemento positivo. Poi, casomai, la parte evaporata si condensa nell'aria, che è quello che si vede spesso osservando, per esempio, l'inverno, gli specchi di acqua liquida sono più, magari per qualche motivo sono più caldi dell'aria che li circonda, quindi evapora l'acqua dalla superficie liquida, poi immediatamente appena sopra si condensa e quindi si vedono tutte queste specie di nebbie. Dalla legge di Dalton, se diciamo quella costante di proporzionalità, come la esprimiamo? La esprimiamo con una qualche costante di proporzionalità, dove poi casomai, come al solito quando mettiamo queste costanti, poi dovremmo andare a specificare la struttura di questa costante, in particolare questa ha la struttura di una conducibilità evaporativa. Qui si è esplicitato anche un secondo termine che vedete U, che è la velocità orizzontale del vento, dell'aria che fluisce sulla superficie, in virtù del fatto che vi ho già spiegato qualitativamente, cioè che aumenta il trasporto è anche il vento che porta via il vapore d'acqua, compare questa U, cioè l'evaporazione è almeno linearmente dipendente, ma poi in realtà nel complesso delle cose è più che linearmente dipendente dalla velocità del vento. Questa è la ragione per cui vi asciugate i capelli con solo di tutta aria calda, e questo diciamo aumenta la tensione di vapore, ma anche proprio vi aumenta l'evaporazione proprio per quel fattore lì. L'evaporazione, ma l'abbiamo già visto, entra sia nel bilancio di massa che nel bilancio di energia. In particolare quando entra nel bilancio di energia, per ottenere l'evaporazione noi dobbiamo moltiplicare la massa della quantità evaporata per il calore latente di vaporizzazione.
situazioni, infatti ogni massa contiene una propria, ha una propria energia, no? È uguale a mc quadro, una frazione molto piccola di quella, che è quella frazione che in qualche modo può essere soggetta a cambiamenti nei fenomeni che noi andiamo ad analizzare. In particolare in questo caso è legato all'energia interna del nostro sistema, il calore latente di vaporizzazione. Quindi per esempio KL con E lì è ρV, lambda K con E, dove K con E era quello che entra qui, l'equazione del trasporto di vapore come massa, qui l'equazione del trasporto di vapore come energia. La K con E a che cosa è proporzionale? Adesso io vi faccio, sarebbe da fare un discorso molto lungo sulla turbolenza, che ci potrebbe portare chissà dove un altro corso. Però io ve lo faccio molto brevemente, cioè cosa succede? Al suolo abbiamo una superficie che è ferma, l'aria si muove sopra la superficie. L'aria, come ogni fluido, è dotata di una proprietà che si chiama viscosità, che è legata al modo in cui un certo gruppo di particelle trasmette parte dell'energia cinetica che ha a quelle adiacenti. Quindi qui l'aria vicino al suolo ha velocità nulla. L'aria in superficie, lontano dalla superficie, avrà una certa velocità che è legata per esempio a tutta la struttura dei moti a grande scala o per esempio, ma anche o più probabilmente a piccola scala. E il moto qui della velocità peraltro è molto fluttuante. È molto fluttuante e si vengono a formare delle piccole circolazioni tra i vari, delle onde nel moto di questo sistema che normalmente noi riconosciamo come moti turbolenti. In questo tipo di moto avviene un trasferimento di quantità di moto che viene poi dissipata dal fluido che si muove libero in alto fino alla superficie, dove parte dell'energia viene dissipata sostanzialmente per quel fenomeno che è l'attrito. La viscosità è il veicolo attraverso il quale si manifesta l'attrito. Il profilo di velocità che si viene ad instaurare, lo vedete in qualche modo tracciato qui, quando il moto è pienamente sviluppato, varia secondo una legge di tipo logaritmico, che è chiamata legge universale di Frank von Karman. Da questa legge con cui si muove varia la velocità, si può derivare, attraverso una serie di passaggi che qui però io non illustro, è il valore di questa costante di proporzionalità e facendo certe approssimazioni di cui dopo vi parlo. In particolare, che cosa riconoscete? Qui c'è una costante K che vale circa 0.4, si chiama la costante di Frank, di von Karman, scusate. Il 0.4 non è in realtà una costante, ma varia comunque attorno a quei valori, 0.38, 0.4. Epsilon è 0.622, il rapporto tra le costanti dei gas. P è la pressione atmosferica, ρV la densità del vapore, è un ρV, non un ρW. E poi compare questo termine particolare al quadrato, che contiene dentro vari valori, in particolare contiene
questo è Z, non è Z. Qua l'ho chiamato Z con M, la quota di riferimento, la quota a cui misuriamo la velocità. Z con D è la quota di zero displacement, ovvero di spostamento nullo, e Z con 0 è la scabrezza della superficie sulla quale l'aria si muove. Allora, il profilo che avevamo visto prima di velocità è un profilo logaritmico, però il logaritmo di 0 è meno infinito. Quindi questo profilo logaritmico è un'approssimazione che non può andare fino a 0 sulla superficie. E difatti, per trattarlo, viene introdotto una superficie di 0 displacement, di riferimento diversa da 0, che è questa Z con D. La scabrezza della superficie la scabrezza equivalente della superficie è una cosa di cui voi sicuramente avete parlato molto a meccanica dei fluidi, ed è più o meno legato a una frazione dell'altezza degli ostacoli, se questi ostacoli soprattutto sono tanti su una superficie, è una frazione consistente dell'altezza degli ostacoli che compaiono. Normalmente in questi calcoli per l'evaporazione viene preso come 0,9 l'altezza degli ostacoli. Quindi, per esempio, se voi avete dell'erba, non so, 5 cm di erba, la scabrezza in questo caso è 5 cm per 0,9. Se avete degli alberi, non so, supponiamo 3 metri, 5 metri, è 5 metri per 0,9, la scabrezza degli alberi. Quindi i termini che compaiono in quel logaritmo al quadrato sono legati agli elementi che compaiono nel paesaggio. Ed è questo che è scritto qua. Beh, io ho detto 0,9, qua è scritto 0,7, ma non cambia nulla. E come vedete c'è una rappresentazione del profilo logaritmico, e in realtà il profilo logaritmico si instaura a partire sopra la superficie degli alberi. Quindi la superficie di zero displacement è situata più o meno all'altezza della chioma. Se qui c'è una coltura di mais, ugualmente, vedete il profilo che si viene a generare sopra. Queste indicazioni poi ci servono per determinare quei coefficienti che compaiono nella formula precedente, che del resto, tante le indicazioni che compaiono qui, ZD, se ZD è uguale a 0, potete mettere Z0 uguale a 0,1 l'altezza della vegetazione, e ZD pari a 0,7, 0,9 l'altezza della vegetazione, quindi avete già eliminato dei parametri che compaiono in questo. Però la formula vi dice che questo cambia da punto a punto a seconda del tipo di superficie che viene utilizzata. Quali sono? Allora, a valle di questo discorso riassumiamo un po' tutte le cose che abbiamo detto. Quali sono le condizioni, le quattro condizioni per cui un sistema può evaporare? In precedenza avevamo visto che può evaporare se c'è energia disponibile, perché è l'energia che stimola il cambiamento di fase, e aumentando man mano la quantità di vapore in equilibrio con l'atmosfera. Ovviamente ci deve essere acqua disponibile, è una cosa sulla quale noi non abbiamo mai argomentato finora, ma se non ci fosse acqua disponibile non potrebbe evaporare. Sembra una cosa banale, però adesso io vi do una mappa dell'Europa, vi dico: calcolatevi l'evaporazione sull'Europa, e voi come dite? Beh, vi rendete conto che questa condizione, queste due condizioni da verificare sono, non sono così semplici. Per esempio, che ci sia energia disponibile, supponiamo che l'energia di
dipende dalla radiazione, questo in qualche modo avete degli strumenti per calcolarlo. Vi state in queste settimane, vi state sbattendo, come si dice, per calcolare proprio la radiazione in un punto dovuta a... Che ci sia acqua disponibile sulla superficie, bisogna tenere conto di come l'acqua si muove. Un conto è se io ho una bacinella di acqua e so che l'acqua è lì, ma quando io vi do un terreno molto più grande, voi dovete stabilire dove sta l'acqua e dove non ci sta, altrimenti rischiate di far evaporare l'acqua da dove non c'è. Ci deve essere un gradiente nella tensione, nella pressione di vapore con la superficie, e ci deve essere il vento, altrimenti, se vi ricordate prima nella formula, il coefficiente è proporzionale al vento. Se il vento è nullo, non c'è evaporazione. C'è solo di, o meglio, non è vero che non c'è evaporazione, c'è sempre quell'evaporazione che è chiamata evaporazione molecolare, che però ha ordini di grandezza inferiori, di ordini di grandezza più bassa della evaporazione consentita dalla turbolenza. Quindi l'energia è controllata da questi fattori qua: radiazione solare, il calore anche sensibile e latente, trasferito all'aria, l'energia cinetica e l'energia interna. In realtà, volendo fare il discorso un po' in modo più articolato, quando adesso ho cominciato ad imbrogliarvi, nel senso che vi dico, ci deve essere disponibilità d'acqua, avviene il trasporto con questa velocità, però prima vi abbiamo parlato anche di una produzione di vapore. Questa produzione di vapore comunque ha una sua velocità intrinseca, che non è regolata dalla turbolenza, ma è regolata dalla termodinamica del sistema. In teoria quella capacità di evaporazione quella velocità di evaporazione potrebbe essere, come dire, così bassa da costituire un limite per la capacità di trasporto. In realtà quella capacità di evaporazione costituisce un limite solo quando c'è molto poca acqua, altrimenti l'evaporazione ha anche molecolare, ha una velocità che consente di sostenere il trasporto turbolento. Prima vi ho detto che l'evaporazione dipende dal bilancio di energia. Anche. Entra nel bilancio di energia. Per esempio qua. In questo caso l'ho scritta così. Se io vi scrivo l'equazione così, sto trascurando un termine. Qual è? Di solito voi non la scrivete così. Almeno quelli che me l'hanno scritta così bene nel compitino, non l'hanno scritta così. Di solito l'RN sta all'altro membro, tutti gli altri segni hanno un segno, tutti gli altri unità hanno un segno negativo, e l'immagazzinamento di energia quindi è assolutamente trascurato. Ovviamente possiamo fare il bilancio di radiazione, che è quello che avete imparato a fare, eccetera eccetera eccetera, varia durante la giornata, e questi sono i termini che voi siete abituati ad avere. C'è un termine che non ho ancora descritto, non l'ho ben descritto, è il trasporto di calore sensibile. Il flusso di calore H. Anche il flusso di calore H ha una legge di trasporto simile a quella del calore sensibile, ovvero dell'evaporazione, e ve ne parlerò magari più in là.
vapore. Il contenuto di vapore entra nel gradiente della pressione parziale della formula e quindi compare. Il vento, ne abbiamo già parlato, e in particolare della diffusione turbolenta e anche della disponibilità d'acqua, ne ho parlato. Sembra banale questa della disponibilità d'acqua, però per esempio i modelli climatologici che sono a scala grande tendono ad evaporare l'acqua anche laddove non c'è, perché non hanno la sufficiente risoluzione per capire dove l'acqua in questo momento. Da un punto di vista qualitativo generale, l'evaporazione dipende anche da altri fattori. Se voi avete, adesso io vi do un lago, lo stesso volume d'acqua, l'evaporazione per definizione è un processo che avviene attraverso la superficie, quindi se lo stesso volume lo disponiamo con una superficie molto estesa, evidentemente ha un'evaporazione rilevante, più veloce, evapora molto più in fretta. Se un lago è stretto e profondo, lo stesso volume si mantiene di più. Quindi l'estensione della superficie evaporante è importante. Dal nostro punto di vista conta molto anche la topografia, perché in un ambiente topografico come questo, che rappresenta il lago della Serraglia, dove voi andate a fare le facoltiadi, così dite, anche se più correttamente sarebbero delle dipartite di piedi, il 10 giugno, giusto? Non siete così. Non voi pensate solo agli esami, va bene. Ecco lì, sul lago, vedremo un po' sulla cosa. Questo è l'area della Serraglia e nei vari punti ci sono un bacino idrografico un bacino idrografico contiene tutti gli elementi che vi ho appena elencato. Per esempio qui c'è un lago, quindi c'è la superficie evaporante, il fatto che dipende dalla profondità anche del lago la relazione in quanto acqua evapora, e poi qui ho dei versanti che ricevono la radiazione solare anche solo in funzione del loro orientamento in maniera differenziata, e quindi ho vari effetti. Ci sono addirittura anche degli effetti legati alla quota, perché per esempio se c'è una grande differenza di quota tra un elemento e l'altro, l'elemento più in alto ha meno atmosfera sopra la propria testa e quindi per esempio un'area meno in cui i processi di diffusione della luce e così via sono più modesti. In realtà ci sono delle altre questioni idrologiche che posso affrontare, nel senso che ci sono, essendo il lago di per sé è una questione idrologica, ma anche altri luoghi di accumulo dell'acqua. Come vedete, l'acqua non è distribuita omogeneamente su questa superficie qua, è distribuita in maniera piuttosto disomogenea e quindi evapora in modo diverso. Vi stupirà scoprire, magari se ci riusciamo, che non sempre il lago è il punto da cui evapora di più, perché in condizioni in cui per esempio il suolo sia ben bagnato e ci sia la radiazione solare che per effetto anche della dell'inclinazione è proprio ortogonale all'inclinazione, alcune parti dei versanti possono evaporare più dell'altro. Va bene, ci fermiamo un secondo.